Buonasera amici e amiche di Nova News 24. Terminata l'Isola dei Famosi, si scoprono un po' di altarini e parla proprio il vincitore di questa edizione dell'Isola dei Famosi, Marco Mazzoli, che svela tutti i segreti. Ecco cosa ci davano da mangiare. E ha concluso l'Isola dei Famosi sul gradino più alto del podio, trionfando a fuor di popolo, e proprio in questi giorni ha rilasciato numerose interviste. Stiamo parlando proprio di lui, Marco Mazzoli. Il punto definitivo con il reality lo ha però messo su Instagram con una diretta lunga, circa un'ora. Odiavo i reality e ora che ne ho fatto uno li odio ancora di più, ha detto Marco. L'Isola dei Famosi è stata un'esperienza straordinaria. E su questo non c'erano dubbi, sicuramente l'Isola dei Famosi è un'esperienza che lascia il segno e Marco Mazzoli ha ammesso che non lo rifarebbe più. Marco svela, ecco cosa si mangiava veramente sull'isola, cosa si mangiava. Siamo andati a fasi, nella prima fase non si mangiava niente, purtroppo è tutto vero. E sono contento perché anche io pensavo fosse tutto tarocco. Vivendolo ho sofferto come un cane, nello specifico loro ti forniscono il riso, ma senza fuoco c'è anche chi se lo mangiava crudo. Ogni tanto ci davano delle verdure e una decina di cocchi a settimana. Una delle 2 settimane iniziali ho perso addirittura 10 kg, in totale ne ho persi 16. Dopo la quarta settimana loro ci davano questo beverone, equivale a 160 calorie con 30 grammi di proteine. Nella quinta settimana ce ne davano due, uno la mattina e uno la sera, e nelle ultime settimane ce ne davano 3 al giorno, altrimenti saremmo morti di fame. Non puoi vivere qua con 40 di grammi di riso al giorno. Nella prima settimana quindi ti vengono ragadi o emorroidi. Quando chiedevano dei lassativi li prendevamo perché sapevamo di miele e lo consideravamo il nostro dolce. Siamo passati da farla dura a farla molle, ha detto chiaramente Marco. Sembravano delle seppie. Ho avuto emorroidi, ragadi e 2 cisti. 2 giorni prima di tornare in Italia mi ha morso un ragno, per il resto non ho avuto problemi fisici, anche se vivevamo un incubo. Ho sempre avuto la pressione 90-60 che è bassa, l'ho sempre avuta bassa. Il litigio con il capo degli autori, ho iniziato a litigare con il capo degli autori, il famoso spirito dell'isola che veniva sull'isola a parlare con noi prima della puntata. Quando gli dicevo che volevo andarmene, lui diceva: non te, hai firmato un contratto, sei fottuto, devi restare qua, tu Paolo stai spaccando. Così sono esploso, ma per fortuna non hanno mandato in onda nulla del genere. Poi Mazzoli ha aggiunto: noi avevamo 2 troupe composte da 6 persone, il cameraman, l'autore che segnava tutto ciò che succedeva e i microfonisti. Loro stavano con noi da mattina a sera, ma non ti parlavano, non sapevano i loro nomi, non li sapeva nessuno. Qualsiasi cosa che gli chiedevamo non ci rispondevano. Gli autori parlavano con te solo quando dovevi fare il confessionale, quella era l'unica interazione che c'era fra di noi. L'ultima isola era lunga 100 passi e larga 45, più o meno è sempre stato quello lo spazio vitale che avevamo, una rottura impressionante, ha detto Marco Mazzoli, chiaramente quindi provato da questa esperienza in Honduras. Intanto proprio Marco Mazzoli ritorna alla vita reale, lo fanno anche Cristina Scuccia e Pamela Camassa, che ha raggiunto il suo fidanzato in Sardegna per le registrazioni finali di Tu sì che valesti. Intanto amici di Nova News 24, diteci cosa ne pensate di questa avventura sull'Isola dei Famosi. Intanto se vi è piaciuto questo articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24.